questo è il vlog di Daniele Doesn't Matter, perché lui delle cose se ne sbatte. Oh, sentivo la vostra mancanza, quindi ho detto, ma sì, dai, ho mezz'oretta buca e facciamo un piccolo vloggino, che poi mezz'oretta solo per girarlo e poi invece 2 ore e mezza di montaggio, ma non importa, lo monterò con calma. E se riesco lo faccio uscire oggi stesso, altrimenti lo vedrete domani. E di che cosa parliamo oggi? Beh, direi che non ne ho idea, però così mi andava di fare il video. Cominciamo spendendo 2 parole sul video interattivo. Come avete visto l'ho fatto uscire, sono contento che vi sia piaciuto. Per chi non l'avesse ancora visto può cliccare qua mentre sto parlando, così lo va a vedere. E per il resto, mi raccomando, alla fine di questo vlog troverete tutti gli errori e i pezzi tagliati del video interattivo. Per non riempire questo vlog di sproloquio e quindi farlo durare 2 ore, direi di smettere di parlare a vanvera come sto facendo in questo momento e di passare direttamente alle domande che mi avete lasciato. So che mi ucciderai. Daniel, sei un vampiro? Quando è che girerai un tuo film? Beh, spero il prima possibile, perché sarebbe il mio sogno. Daniele, perché il mio commento "saluta la mia amica Rebecca che ti segue sempre" non viene mai scelto per il tuo video? Cara Rita Benacci, non viene scelto per il vlog semplicemente perché nel vlog non faccio i saluti. Ti piace Lady Gaga? Da 1 a 10, quanto? Tanto. Preferisci PES o FIFA, Call of Duty o Assassin's Creed? Allora, tra PES e FIFA direi che per un determinato periodo della mia vita preferivo PES perché era qualitativamente molto più alto. Poi FIFA si è ricreduto, si è rivisto, è diventato veramente figo, quindi ultimamente FIFA. Se devo scegliere tra Call of Duty e Assassin's Creed, direi Assassin's Creed. Quanto ami i tuoi fan? Ma da morire, vi amo alla follia. Ti capita mai di rivedere un tuo video e di pensare che l'avresti potuto fare in un altro modo? Sempre. Appena finisco di girare un video, soprattutto durante il montaggio, mi vengono in mente 350.000 battute che avrei potuto inserire, però non l'ho fatto. La cosa bella è che quando riguardo i miei vecchi video, a volte mi viene da dire: cacchio, ma come ha fatto a venirmi in mente quella cosa lì? Sono un genio! Prova a ripetere questo scioglilingua. Ho in tasca l'esca ed esco per la pesca, ma il pesce non sa d'esca, c'è l'acqua troppo fresca. Convien che la finisca, non prenderò una lisca. Mi metto in tasca l'esca e torno alla pesca. Vabbè, ho sbagliato dalla, però sono stato abbastanza bravo, dai. Cosa faresti con 1 euro? Mi comprerei un carrello del supermercato. Sai fare gli occhi storti? Non lo so. Qual è il tuo personaggio preferito di Mortal Kombat 9? Il mio è Kratos, il mio è Scorpion. Un indovinello. 2 padri e 2 figli vanno a caccia e prendono 3 conigli, ed ognuno di loro si mangia un coniglio intero. Come fanno? Potrebbe essere che i 2 padri... Eh beh, anche se un... 2 padri e 2 figli. Allora, la soluzione potrebbe essere che 2 padri e 2 figli sono intesi come il nonno, suo figlio e il figlio. Quindi sono 2 figli perché c'è il figlio del nonno e il figlio del padre. Ok? E 2 padri perché c'è... Cioè 2 figli perché c'è appunto il figlio del nonno e il figlio del padre, e 2 padri perché c'è il padre del figlio e il nonno che è il padre del padre. Dovrebbe essere così, forse. Cioè mi è venuta l'illuminazione adesso, perché mentre stavo cercando questo commento mi sono scervellato 2 ore, però ora è arrivata l'illuminazione. Forse questa è la soluzione. Fammi sapere con un commentino. Fatemi sapere tutti con un commentino. Daniela, conosci la barzelletta dei gay che dice di no? Sì, la conosco, però tu in questo momento mi stai scrivendo che dice di no, quindi... Vuoi forse dirci qualcosa? Cola o Pepsi? Assolutamente Pepsi. Non che la Coca-Cola mi faccia schifo, ma la Pepsi la preferisco di gran lunga. Oh, come vorrei che la Pepsi mi pagasse per dire questa cosa. Domanda no sense. Qual era il tuo incubo da bambino? Il mio, quella di essere in un hotel dove dovevo scappare da un lupo. E io invece sognavo di essere in macchina con 2 sconosciuti. Anzi, precisamente erano 2 scheletri che stavano guidando. Io ero seduto nel sedile posteriore. Ero un bambino piccolino, ovviamente. E vedevo che tiravano sotto una persona, io mi giravo nel lunotto dietro posteriore per guardare la persona che avevano schiacciato, e c'era praticamente questo cadavere per terra tutto emaciato, spiaccicato, che alzava lo sguardo e mi guardava malissimo, da cagarsi addosso. L'ho letto tardi, mi selezionerai lo stesso? Beh, come vedi sei qui. Quanto tempo ci hai messo a girare il video interattivo? Grande Daniele! Allora, il video interattivo l'ho girato dalle 2 del pomeriggio e ho finito alle 6 di sera, solo di girare tutte le parti. Il montaggio invece è stata veramente un parto gemellare. Sei mai stato bocciato? Ma fortunatamente no, non sono mai stato bocciato in nessun tipo di esame.
Che culo. Nello scorso video mi ha invitato a mandarmi una foto seria chiamata Cancelletto Fotoseria California. Ed ecco qua le foto. Che bello, sono contentissimo, avete partecipato in massa, sono felice. Ecco, quindi voglio far diventare questa cosa un appuntamento fisso dei vlog. Lancio la seconda hashtag, il secondo cancelletto, che è Cancelletto Faccia Brutta California. Cosa dovrete fare? È molto semplice: vi scattate una foto con il vostro cellulare con la faccia più brutta che riuscite a fare e la postate su Twitter aggiungendo appunto Cancelletto Faccia Brutta California oppure chiocciolina Doesn't Matter Pod, però mettendo sempre anche Cancelletto Faccia Brutta California, altrimenti la foto non viene scelta. E poi ci sarà nel prossimo blog. Come sempre partecipo anch'io. Lo so, sono troppo bello anche con la faccia brutta. Direi che il video è finito, non chiudetelo adesso perché al fondo ci sono tutti gli errori del video interattivo. Ciao! Che ti sembrerà impossibile, ma ripensandoci un po' su non era poi così difficile. Ore passate tra sei fantasie e zero realtà, io non capisco e non mi va. Tra me e te io voglio solo stiamo girando un video interattivo, storia vera. Siamo arrivati al momento di tu. Quando vedrete questo video probabilmente direte: ah, ecco, erano nella parte di tu. Sicuramente. Per questo, Daniele, viviamo in un periodo di crisi e se ci mettiamo a sprecare il tempo, presto ci sveglieremo un giorno morti. E se non ci svegliamo morti, ma ci svegliamo più bassi, vuol dire che ci siamo svegliati corti. Questa è una storia vera. Quella che sto per raccontarvi è la storia di un ragazzo. Un ragazzo che, come me, amava i Beatles. Ma certo, ci sono! Sono Bradley Cooper! Non hai ancora beccato un indizio! Scemo di merda, coglione! Vai a lavorare! Vai, Jack! No, era così semplice! Vabbè, ragazzi, ci vediamo! Madonna, ma sei sempre negativo, te! A me invece... Allora, sono un personaggio realmente esistente. No, che cazzo dico? Pausa. Ok. Guarda un po' più in alto quando ti giri, sennò gli guardi, sembra che gli guardi qua. Infatti le guardo le tette a tua donna. Ah, ok. Mi viene da ridere a vederti là davanti. Devo immaginare che c'è tu. Lavoro quasi sempre con lo stesso... A chi cazzo lo sto chiedendo? Ok. Madonna, pianto! Sta a vedere che sono Robert Rodriguez. Il mio migliore amico. In uno dei miei film ho fatto il pugile. Ho capito. Sono Johnny Depp. Non lo devo togliere ora, zio. Calmati tu, altrimenti ti taglio tutto. Comunque, vaffanculo. Allora, abbiamo detto che io sono un uomo, non sono americano. E non mi ricordo più la battuta.
Oh, bella Ziz. Perché non leggo tutta la battuta? Allora, sono un rapper. Rapper Ronzolo. No, ma quando avete finito di farvi i cavolacci vostri, io sono Marrakesh. Cazzo ne so io chi è Cooper, io de Cooper. The Cooper, no, italiano. Dobbiamo ricordarci il focus con Daniele. Quell'altro. No, proprio per niente, so dire anche altro. Io invece sono una donna. Ma tu non hai foglio, tra l'altro. Sì, anche fumetti e film, direi. No? Oh, ma sei in piena crisi orgonauta. Ma tu sei mia sorella. Sono lo so, lei non cazzo lo so. Sì, sei uomo! Merda, è vero. Sta attaccato! Bene! Vale. Sì, è che maschione! Io chi ero? Iron Man! Ma siete dei maschilisti porci! Mai un... Fanculo! Mi stanno rubando la macchina! Basta! Yo! Pronto, yo, Toby? Pronto, Onision? Pronto, Wilbush? Che bravo! Ho vinto!